Tanta musica e promozione del territorio a Santa Maria di Licodia in occasione del concerto di Anna Tatangelo che si è tenuto alla villetta comunale Belvedere. Un bagno di folla ha accolto l'artista che si è esibita coinvolgendo la gente visibilmente emozionata. Tra una canzone e l'altra il consorzio Euroagrumi con la cooperativa Gusto Giusto attive sul territorio hanno dato vita ad un momento di promozione dei frutti locali. Per l'occasione ad Anna Tatangelo è stata offerta come omaggio una confezione di pesche tabacchiere. Signora, allora, le conosce le pesche tabacchiere? A voglia, sì, sono buonissime, non c'è frutta migliore. Fatto con questo caldo, oggi 40 gradi. Sì, ne abbiamo veramente bisogno. Oggi a casa infatti ne ho solo mangiate due, giusto per... però grazie veramente. Lei al concerto di Anna Tatangelo? Assolutamente sì, non potevo mancare. Tant'è che l'aspetto qui da oltre un'ora, quindi l'attesa sarà lunga, però tutto sommato ne vale la pena perché io adoro Anna Tatangelo, ma... Da sempre. Musica e frutta, un abbinamento, perfetto che si baciano entrambi. Da quanto tempo praticamente conosce Anna Tatangelo? Ma dall'inizio che lei iniziò a debuttare e da lì è nato, diciamo, il mio amore per lei. Tant'è che io la seguo quando sono un concerto suo, se nelle mie di possibilità la seguo sempre. Non è di Santa Maria di Licodia? No, io sono di Adrano. Quindi ha fatto pochi chilometri? Pochi chilometri, sì. Ora so che fine mese sarà a Capizzi, spero di andare pure lì. Una fans di quelle proprio che la seguono dovunque? Sì, ovunque. Un saluto veramente a tutti e un abbraccio grande ad Anna Tatangelo. Non so se sentirà la mia intervista, però un abbraccio veramente con il cuore e a tutti coloro che sono qui. Lei qui al concerto di Anna Tatangelo, gli è piaciuto questo regalino che gli abbiamo fatto? Tanto, sì. Grazie. Ama la frutta? Molto. E dà molte energie. Le pere le piacciono? Sì, parecchio. Cosa preferisci, pere o pesche? Se devo dire la verità, le pesche di più. Come mai lei al concerto di Anna Tatangelo? Ma perché io sono una sua fan sfegatata e mi piace tanto, la seguo da quando ero più ragazza. Sono una licodiese, quindi... Qual è la canzone che le piace di più della Tatangelo? Ce ne sono tanti, essere una donna, vivimi. Ti senti come una farfalla, un giocattolo da farsi. Ti stai sbagliando, sono davvero un'altra cosa. Non potete dire solo una minigonna, non potete credere a chiunque si inganna. Essere una donna è di più, di più. Sì, siamo qua per lei, l'abbiamo vista tante volte negli vari anni. Un artista che ci piace tanto. Anna Tatangelo, sì, per lei. Per la cantante. Siete suoi fan? Tantissimo, tantissimo. Quindi in prima fila? Se ci riusciamo, sì, con questa confusione. Siamo venuti qua insieme al mio amico che è un grande cantautore, lui si chiama Fabio. Della band Etna Pop 2.0. Noi, essendo musicisti, siamo venuti a vedere, diciamo, la nostra collega, ecco. Siamo con il sindaco di Santa Maria di Licodia, Giovanni Buttò. Buonasera sindaco, oggi un grande evento. Da dove è nata questa idea? Tutto nasce perché questo è il luogo storico per festeggiare la Madonna del Carmelo. Si è sempre fatto qua,
negli ultimi anni, causa anche la pandemia, non si è fatto più, l'anno scorso non è stato possibile. Quest'anno abbiamo voluto fortemente questa serata per, naturalmente in onore della Madonna, ma soprattutto per i cittadini di Licodia. Ringrazio tantissimo gli sponsor che ci stanno permettendo di realizzare questa serata. Le aziende di Santa Maria Licodia hanno risposto benissimo. Io non smetterò di ringraziarle perché, ripeto, grazie a loro se questa sera siamo qua. La serata, grazie all'impegno degli sponsor, in particolare del consorzio Eurogrumi e della cooperativa Gusto Giusto, si è conclusa con un grande successo, il proposito di ripetere l'esperienza con nuovi appuntamenti. Mamma, tu per me sei più bella, sei più bella di una stella. Sei solo tu che dai calore, tanto amore. Perché sei tu che fai più bella la mia vita, mezza ancora sconosciuta, come vorrei sempre più averti qui, vicino a me, solo per me. Facciamo un applauso, Carol.